è un piacere vederti. Benvenuto e grazie. Ciao, vedete. Presidente, è un piacere rivederla. Doriana, lei la conosce? Buongiorno. Qua un turno. Ecco, questa è la situazione. Tutti i cittadini quando entrano comunque c'è un elemento di trasparenza al quale che lavoro molto e si sa. L'ASL Roma 2 è questa qui. La dottoressa Flori De Grassi, come dicevo, la metà è sua. Lei non solo ha fatto questo, ma è stata la direttrice generale che ha chiuso il costruito. Salvo, valutano se la persona è candidabile alla vaccinazione o no. Se la persona non è candidabile alla vaccinazione, esce da quel percorso e lo esce. Diciamo ogni giorno sono 1700 persone che noi hanno fatto questa parte. Auguri, buon lavoro. Presidente. Buon lavoro. Grazie a tutti. La zona successiva che è attesa pre-vaccinale. Gli organizzatori liberano all'isola. Ed ecco la sala vaccinale, eccole qua, le isole sono queste, quelle sono le persone che stanno vaccinando, quindi sono 5 isole vaccinali. Stavo dicendo al Presidente che sono tutti dove? Loro hanno finito il quarto d'ora, vengono, hanno il numero dello sportello dove ritirare il certificato. Cioè loro qua hanno a questo punto il certificato vaccinale, poi gli viene dato un documento nel quale c'è la data e l'ora di quando dovranno tornare a ritirare. Quindi sta tutto nella banca dati e ci saremo il direttore amministrativo, la dottoressa Cavalli. Buon lavoro! Il direttore del centro vaccinale, il dottor Bellini, responsabile informatica, la dottoressa Porcelli, responsabile delle professioni, la dottoressa Pasqua. Grazie alla vostra opera. Grazie a voi.